Professor Agostino Serra, direttore dell'unità di otorinolaringoterapia dell'Università di Catania e presidente attuale della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale. Professor Serra, lei modera una tavola rotonda sulla responsabilità medico-legale dell'audiologo, del foniatra e delle altre figure professionali collegate. Vuole raccontarci di cosa si tratta? Sì, con grande piacere. Io anni fa ho avuto l'incarico da parte della Società Italiana di Audiologia e Foniatria di organizzare questa tavola rotonda. Mi è sembrato di fornire un titolo estremamente attuale, vuol dire la responsabilità civile e penale dell'audiologo e delle figure collegate. Perché? Perché proprio in questi ultimi anni si è assistita a una recrudescenza delle cause che interessano queste figure, sia l'audiologo, sia logopedisti, sia tecnici di audiologia. E allora era un argomento che andava sviscerato, un argomento che andava discusso e che andava portato a conoscenza dei soci. E quindi ci siamo impegnati in questa organizzazione. Sono stati coinvolti alcuni colleghi otorinolaringoiatri, tipo il professor Mallardi, il professore Albera e il professor Ambrosetti, che hanno estrema dimestichezza con queste problematiche. Ed è stato cooptato il giudice Gaetano Siscalo della Procura della Repubblica di Catania, da sempre esperto anche in problematiche medico-legali che riguardano il mondo medico e otorinolaringoiatrico e audiologico in particolare. Spero che questa tavola rotonda possa chiarire alcuni aspetti, vale a dire quali sono gli aspetti penali e civili cui lo incontro sia nella diagnosi che nella terapia un medico che si interessa di problemi audiologici e di problemi riabilitativi sia dell'udito che del linguaggio. È un problema direi molto pressante, perché anche molte sono le cause che vengono intentate contro queste figure. Molti sono i risarcimenti chiesti, molti sono i problemi assicurativi che derivano da queste problematiche. E allora un argomento estremamente attuale. E quali sono in particolare le problematiche che vengono sottolineate in chi chiede un risarcimento? Allora, le problematiche che vengono sottolineate da chi chiede un risarcimento sono da discutere in termini di colpa grave e in termini di se il persona che viene sottoposta a una richiesta di risarcimento ha ottemperato a tutte le pratiche prescritte dalla legge relative sia alle operazioni diagnostiche che alle operazioni terapeutiche che richiede il caso. È chiaro che siamo agli albori di queste problematiche, della discussione di queste problematiche. E spero che proprio da questa tavola rotonda si possa estrarre fuori un documento che possa servire di guida sia per gli avvocati, sia per gli aspetti assicurativi, sia anche per quanto riguarda i giudici e le persone che sono chiamate a voler giudicare questi problemi. Ecco, molto brevemente, voi come otoiatri già da alcuni anni durante il congresso SIO vi occupate già di questo tema e quindi viene più facile pensare che per un chirurgo sia magari più emergente, più importante. Invece nell'audiologo, nel foniatra in particolare, è ancora una novità? Allora, a parte che anche l'audiologia contiene degli aspetti chirurgici che possono essere assimilati al mondo otorinolaringoiatrico, basti pensare alle problematiche derivanti dagli atti chirurgici sugli impianti cocleari o sugli impianti al tronco, o agli atti chirurgici derivati sugli interventi per esempio di foniatria per la laringe o viceversa ad altre problematiche chirurgiche. Qui non si discuterà solo delle evenienze scaturite dall'atto chirurgico, bensì si discuterà anche delle evenienze che scaturiscono dall'atto medico in se stesso, una terapia medica che non raggiunge lo scopo, una terapia medica che può essere considerata tra virgolette sbagliata, una terapia riabilitativa che viene condotta con superficialità, una protesizzazione acustica che non ha anche lì il recupero, non determina il recupero dell'udito. E allora sono tutte problematiche che vanno
scevrate e che vanno discusse. Ecco, secondo i dati di suo possesso, quale percentuale c'è al momento di casi di questo tipo? Fortunatamente ancora sono pochi i casi che interessano, però la medica che ci è da guida in queste cose mostra già dei dati che sono alquanto preoccupanti. E direi noi non dobbiamo arrivare tardi a discutere di alcune problematiche che poi ci vedono inermi di fronte a delle richieste di risarcimenti o a delle richieste di riconoscimento della valutazione della nostra opera. È bene discuterne prima in maniera da poter adeguare anche il nostro comportamento a quelli che sono i dettami di legge. Grazie. Grazie a voi.